È tutto distrutto! Chi è stato? C'è una telecamera di sorveglianza! Quindi non ci rimane che vedere cosa ha ripreso. Si tratta del folletto pazzo del Natale. Questa casa non è più al sicuro. Potresti stare a casa nostra. Propongo di rivedere le telecamere di sorveglianza. E poi niente, va via saltellando nella stanza di Chico. Nella stanza di Chico? Potrebbe essere ancora qui. Se ti seguo. Ma perché questa porta è così rumorosa? Ciao a tutti! Lui è lui? Lei è Sofì. Insieme siamo in me contro te. Nessun folletto in vista. Bisogna guardare per bene. I folletti sono bassini, si possono nascondere ovunque. Diamo un'occhiata. Qui non vedo nessuno. No, dietro l'albero non c'è. Sicura? Sicura. Ok, via libera. Controlliamo sul divano. No. Niente, andiamo in cucina. Ti seguo. Sotto il tavolo. Niente. Ok, dovremmo essere al sicuro. Perché stiamo continuando a parlare sottovoce allora? Perché ti ricordo che in questa casa c'è un folletto pazzo che sta cercando noi, che sta cercando Chico e che vuole distruggere tutto il Natale. E che soprattutto ce l'ha col nostro albero di Natale. Quello che sta succedendo quest'anno è veramente incredibile. Probabilmente il Natale più pazzo della nostra vita. Condividiamo la casa con un folletto. Poi se fosse un folletto carino, un aiutante di Babbo Natale, ne sarei veramente entusiasta. Ma si tratta di un folletto pazzo malefico. Avete visto come ha trattato il nostro albero? Dava calci e pugnetti alle palline. Oggi siamo tornati a casa di Chico perché abbiamo intenzione di spiarlo per 24 ore. Così potremo scoprire i suoi piani e soprattutto perché è qui in questa casa. Al momento dovrebbe ancora essere di là, nella stanza di Chico. Se dorme ancora è veramente un dormiglione assurdo, perché è passato praticamente un giorno. Andiamo a controllare. Andiamo lui. No, aspetta. E se il folletto magari non stesse più dormendo e fosse sveglio lì a tramare qualche piano malefico pronto che ci aspetta? Hai ragione, ci vuole un'arma. Un'arma? E dove la trovi un'arma qui? Questa qui. Questa va male, guarda. Dammi la mano. Sì, una spatola. Cosa vuoi fare? Lo slime. Posa subito quella spatola. Quella si usa per fare lo slime. Questa secondo me è un'arma perfetta. E io me la metto qui. Invidia. No, ti faccio vedere io qual è un'arma perfetta. Mia cara guardia svizzera, devo prendere il suo bastone in prestito. Ok. Questa è un'arma. Questo è il mio scettro. Fai che lui diventi un principe azzurro. Ma non è né uno scettro e né una bacchetta magica. È proprio una lancia. Stavo scherzando comunque. Tu già sei un principe azzurro. Che carina. Ma adesso non c'è altro tempo da perdere. Andiamo dal nostro folletto. Ok, ci siamo. Pronta per il combattimento? Spero di non dover combattere. Siamo nella stanza di Chico. Ancora lì che dorme. Guarda, io ne approfitterei che dorme perché mi metto su curiosità. Voglio vedere se il paletto è veramente morbido. No, Sofì, secondo me non è il caso di farlo, stai attenta. Ehi, ma tu l'hai fatto? Perché tu l'hai fatto? Io non l'ho potuto fare. Adesso lo faccio. Ok, va bene, fallo pure tu. Chissà com'è. Se posso sapere a dove hai toccato, perché hai toccato, se sei svegliato. Mi ha fatto il solletico sicuramente. Ma meglio che si sveglia, perché se si sveglia potremo scoprire qual è il suo piano. Se continua a dormire invece no. Astuta la carciofina, hai ragione. Ok, allora controlliamo se si è svegliato. Andiamo. Sbirciamo. Non si è svegliato, ha un sonno super profondo. Si è addormentato di nuovo. Cioè, ragazzi, sta ancora dormendo. Secondo me bisogna trovare un modo per svegliarlo. Forse so io come fare. Si sarà svegliato. Non lo so. Ma ha la mano davanti agli occhi, perché gli dà fastidio la luce. Secondo me dovremmo cercare in un'enciclopedia quanto dormono i folletti, perché magari noi non lo sappiamo, ma loro dormono una settimana al posto di dormire soltanto una notte. E ora che stai facendo? Scusami, sì.
È che questo scettro sembra un microfono. Guarda, lascia perdere. So io il modo per svegliarlo. Un modo infallibile che usava mia mamma con me. Ovvero, quando la mattina non volevo andare a scuola, mi toglieva le coperte. E io quindi saltavo in aria. Ok, lui, mi raccomando, lo devi svegliare, ma non dobbiamo farci notare. Quindi togli le coperte e scappiamo. Esatto, sarò bravissimo. Un fulmine, una spia invisibile. Va bene. Ragazzi, ragazzi, si è svegliato, si è svegliato. È sopra di me, è sopra la mia testa. Senti i rumori, aiuto. Ha iniziato a fare anche dei versi. Li state sentendo? Cavolo, oh cavolo, oh cavolo. Sono veramente nei guai, mi devo nascondere. Leone, come esco da questa situazione? Si muove. No, sta scendendo. Oh cavolo, quelli sono i suoi piedi. Sono fritto, non c'è altra soluzione. Sono spacciato. Guardate che strani pantaloncini indossa. Verdi. Sono veramente bruttissimi. E poi quelle calze, le avete viste? Certi folletti vestono veramente in un modo strano. Dove sta andando? Che sta facendo? Aiuto, aiuto. È proprio qui vicino a noi. Ho tanta paura che mi becchi. Non devo fare rumore. Ok. Si sta allontanando. È la mia occasione per scappare. Dove sei? Ragazzi, dove si è cacciata quella carciofina? Spero non mi abbia lasciato qui solo e sia scappata proprio dalla città. No, mi sa tanto che l'ho trovata. Che strano alberetto. Sofì? Non c'è. Non c'è nessuna Sofì. Sofì, esci da lì. Sono io, non sono il folletto. Direbbe proprio così il folletto. Parola segreta? Ma che parola segreta? Meno male. Cosa ha fatto? Gli ha fatto del male? No, no, non mi ha fatto niente. Ma secondo te, con un folletto che prende a calci e rompe gli alberi di Natale, il posto migliore dove nascondersi è sotto un albero? Effettivamente non ci avevo pensato. Ma ho agito d'istinto. Sì, guarda, istinto, dobbiamo trovare un posto migliore. Sta per venire qua. E se ci vede, ci fa fritti. Sotto il tavolo, sotto il tavolo. Ne sono certa, secondo me il nascondiglio migliore. Ok, andiamo. Ecco il tavolo. Vai, vai, vai. Vieni, vieni. Ok, piano, piano, non spingere. Si sta strettini. Eh sì. Prendo la porta. Sì, sta entrando. Mi sono fatto proprio una bella dormita, ma qualcuno mi ha svegliato. No, oh no, chissà che si è accorto di noi. Ha pure la voce da folletto. Ciao. Qualcuno mi ha svegliato, ma non so chi. Non vedo nessuno. Povero albero! Lo sta distruggendo di nuovo! Ci vuole qualcosa per fermarlo. Lo dobbiamo distrarre, Sofì. Faccio io. Ma che idea hai avuto? Così pensa che c'è qualcuno nella stanza. Chi è? Guarda, ci hai messo nei guai. So io come uscire da questa situazione. Scarpa, lanciamola. Vai. Caro folletto, prendi questo. Ok, via libera, Sofì, dietro il divano. Andiamo, 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 andiamo. Vai, vai, vai. Ok. Dobbiamo stare a sentirlo. Sicuramente adesso dirà qual è il suo piano. Lui, abbassa di ciuffo. Oh no, sta venendo in questa direzione. Ecco qua tutti i loro giocattoli. Sta per iniziare il mio piano. La pene la sua.
Hai capito? Sta prendendo i nostri giocattoli! Il suo obiettivo è proprio questo, ha parlato proprio del piano! Il suo piano è prendere i nostri giochi, i regali di Natale dei bambini di quest'anno! Li sta prendendo tutti, chissà che intenzioni ha! So io che intenzioni ha, rovinare il Natale a tutti i bambini d'Italia! Ah, ma questi sono pochi! Io ne voglio molti, molti, molti di più! Voglio tutti i giocattoli dei me contro te! Hai capito? Vuole tutti i nostri giocattoli! Tutti, tutti! Per questo guardava le scatole! Perché pensava che fossero lì dentro! Bene, sai, ho avuto un'altra idea, però dobbiamo uscire da qui, senza farci vedere! Lì c'è la porta della stanza di Chico! Potremmo camminare a gattoni fino a lì, e non farci vedere! Ci sto! Andiamo! Spero tu abbia avuto un'idea geniale. Ascolta qui, lui ha intenzione di prendere tutti i nostri giocattoli. Quindi, se fossimo noi stessi a dargli i nostri giochi, lui li prenderebbe e se ne andrebbe via. Sì, magari qualcuno, non proprio tutti. Sovi, preferisci avere un giocattolo in più, però un folletto dentro casa che ci distrugge tutto? O un giocattolo in meno, però un Natale felice, sereno, con albero parlante e niente folletti? Ok, tanto noi ne abbiamo tanti, ne diamo qualcuno. Ok, bene ragazzi, quindi sappiamo domani cosa fare. Prenderemo tutti i nostri giocattoli e li daremo al folletto. Vedremo la sua reazione. Sarà un'avventura incredibile. Adesso però cliccate davanti a me per vedere il video di ieri. Mentre davanti a me per un altro video divertentissimo. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo domani con un'avventura incredibile. Ciao!